Buongiorno amici, buon venerdì, ben ritrovati. Dunque, la curva dell'umore del tifo milanista. È una curva che va verso l'alto, che si ferma un pochino quando si parla di mercato, se davvero i contorni dell'operazione Abraham sono quelli che si sono letti questa mattina. Anche no, sinceramente, perché con tutto quello che c'è da fare a metà campo, 20 più bonus per Abraham, anche no, ma non credo che possa essere una pista percorribile. Ma al di là di queste piccole oscillazioni legate al mercato, alle tempistiche delle trattative e quant'altro, devo dire che tutto sommato si respira una buona aria. Si respira una buona aria, non un'aria di entusiasmo, non un'aria di smargiassi, ma una buona aria, perché Fonseca ci ha restituito una squadra che guardiamo e che gioca a pallone, che sta ordinata in campo, che segue le sue indicazioni. Naturalmente c'è da fare, e quello che c'è da fare io mi sono permesso di scriverlo, dal mio punto di vista ovviamente, in un pezzo che ho pubblicato su Patreon. Quindi se vi fa piacere, in descrizione c'è il link, potete andare a leggerlo. È un'analisi, diciamo, di quello che abbiamo visto fino adesso e di quelle che sono le cose positive e di quelle che sono le cose un po' meno positive e che vanno corrette col lavoro e con l'ausilio del mercato. Detto questo, e per questa cosa ringraziamo Fonseca perché ci ha restituito un po' di normalità, e tante volte, ecco, dopo periodi anche nella vita capita, dopo periodi di trambusto, di confusione, eccetera, senza ovviamente scadere nelle cose gravi, dopo periodi un po' così, tornare alla routine va bene, e Milan è ritornato nella routine. È chiaro che la strada da fare è lunga, le amichevoli non ci hanno dato un responso per quel che riguarda il livello di competitività del nostro Milan, ci hanno dato un responso sulla bontà di quanto fatto fino adesso come idee del nostro allenatore, che sono fondamentalmente quelle che partono dal sistemare la fase di non possesso, quindi dal sistemare la fase difensiva. L'ultima gara non abbiamo preso gol, abbiamo commesso qualche errore, ma ci sta. Quindi il solco è giusto. Ora, per percorrerlo e non incappare in problemi nei quali siamo già caduti, sarà necessario, dicevo, l'intervento del mercato. Ma in questi giorni, in queste settimane, e più che altro nelle ultime 2 settimane, diciamo, dopo le prime amichevoli, che ci hanno mostrato per l'appunto questo Milan comunque arzillo, si è così scatenata un po' questa polemica su: era tutta colpa di Pioli, Pioli era il male del Milan, adesso il merito è tutto di Fonseca, eccetera, eccetera. Io onestamente mi sento di muovere qualche critica nei confronti di queste opinioni, e lo faccio e mi posso permettere di farlo perché io sono uno che ha criticato Pioli per tutto l'anno e quindi ho, diciamo, una visione piuttosto approfondita, proprio perché sono stato sul pezzo, ho cercato sempre di capire che cosa avesse in mente, a cominciare dall'estate scorsa, quindi che mercato volesse fare, volessimo fare noi del Milan, che giocatori siano stati presi, come metterli in campo, il perché di certi acquisti. Non voglio ripercorrere tutta la storia perché non è giusto, e poi la sapete già. Voglio solo dire che l'estate scorsa si è fatto un po' di casino, e si è fatto un po' di casino non solo per colpa di Pioli, forse anche per colpa di Pioli, non lo sapremo mai quali sono state le indicazioni dell'allenatore sul mercato e quali invece le scelte dei nostri dirigenti, questo non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che non è venuto a capo. Il punto è che se non si sistemano certe cose, anche Fonseca rischia di non venirne a capo. E questo potrebbe in futuro portare addirittura a una considerazione proprio sul mercato, cioè sul fatto che si siano presi dei giocatori per giocare in un certo modo e si insista invece a giocare in un altro modo. E questo ovviamente andrebbe a scapito un po' del lavoro di Fonseca, che de deve essere un lavoro che richiederà una certa quantità di tempo. Cioè, noi dovremmo essere anche un pochino pazienti, almeno all'inizio, perché è giusto che sia così, perché è giusto che il nostro nuovo allenatore abbia la possibilità di sviluppare le sue idee, e possibilmente anche attraverso l'aiuto da parte del mercato. Ma adesso prendere Pioli e buttarlo nella spazzatura della storia mi sembra sinceramente una cosa un po' irrispettosa. Io non ho mai offeso, ovviamente non l'ho fatto con nessuno, perché quando qualcuno, un allenatore o i giocatori sono al Milan, sono il mio allenatore e i miei giocatori. Quindi in questo senso io ho sempre
diciamo, quando muovo qualche critica, quando faccio qualche considerazione, lo faccio per il bene del Milan, lo faccio perché vorrei vedere un allenatore con le idee chiare, vorrei vedere dei giocatori adatti al Milan e adatti al contesto tattico che l'allenatore vuole sviluppare. Questo voglio, non lo faccio per altri scopi che in maniera piuttosto becera vengono anche ogni tanto sottolineati nel web, ma questo fa parte del gioco e ci sta. Quello che voglio dire è che il lavoro di un allenatore va considerato sempre, diciamo, nel suo periodo. Poi è chiaro che ci si ricorda sempre l'ultima cosa, no? Quindi l'ultima stagione è stata una stagione particolarmente difficile nel campo delle valutazioni del tecnico. Ma non è giusto, secondo me, dire che Pioli ha fatto solo disastri, che Pioli non è stato così, non è stato colà, perché in fin dei conti Pioli è un allenatore che ha avuto il suo periodo, l'ha vissuto bene, ha fatto bene, c'era una sinergia anche con la dirigenza, c'era un progetto che si stava costruendo. L'errore è stato quello di tirarla troppo per le lunghe. Questo è stato l'errore. Il problema di Pioli non era solo Pioli. Il problema di Pioli è che lui non doveva esserci la scorsa stagione sulla panchina del Milan, che la valutazione da fare era quella dell'allenatore. E lì si è sbagliato. E lì ha sbagliato la nostra dirigenza a voler proseguire in un cammino che era iniziato con una rivoluzione, e questa rivoluzione è rimasta a metà. Perché poi alla fine si era capito bene che il ciclo di Pioli fosse finito con quei due derby persi malamente in Champions League. Se noi ci fermiamo alla scorsa stagione, oppure non consideriamo quello che era stato fatto prima, il lavoro precedente, in un contesto diverso, secondo me la valutazione che facciamo su Pioli è una valutazione sbagliata, cioè una valutazione di acrimonia, questa è una citazione, che non è giusta, non è giusta. Tutti sappiamo che errori sono stati commessi da Pioli, così come allo stesso modo, e vengo a Fonseca, non è giusto adesso idolatrare il nostro allenatore e metterlo già con i suoi piedi sulla sua faccia, quella di Pioli, in maniera social. Ecco, potremmo diciamo così, inventare questo nuovo modo di dire, in maniera social, cioè in maniera superficiale, in maniera così, diciamo, rapida della misura di un tweet, ma rischiamo di fare il male anche di Fonseca. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Voglio dire che se noi adesso diciamo che Pioli ha fatto un pessimo lavoro, che era un pessimo allenatore e che tutte le colpe erano sue della passata stagione, rischiamo di fare il male di Fonseca, perché se dovesse capitare che dal mercato non arrivino i giusti rinforzi, se si dovesse andare incontro malauguratamente a qualche equivoco tattico, a qualche situazione difficile da sbrogliare, all'improvviso che cosa facciamo? Allora cominciamo a dare contro anche a Fonseca in maniera indiscriminata, dicendo che è un cane? Ecco perché nella valutazione poi di un professionista ci sta la critica, ad esempio da parte di chi come me parla al pubblico e parla di Milan, della sua grande passione, e si rivolge in una maniera che, ripeto, è sempre finalizzata a cercare il bene della squadra. La critica non è mai, almeno da parte mia, fine a se stessa. Cerco sempre di argomentare perché dico certe cose. Lo faccio sulla base di quelle che sono le mie conoscenze, limitate ovviamente rispetto a quelle di un professionista, ma non avendo noi la possibilità di invitare Pioli e di raccontarci, perché lui non avrebbe ovviamente non avrebbe la voglia di dirci tutto, e non può accadere questa cosa, ci limitiamo a commentare quello che osserviamo sulla valutazione della nostra esperienza, dei nostri studi, della nostra più o meno approfondita conoscenza delle dinamiche calcistiche. Ecco, detto questo, attenzione adesso a buttare così tanto veleno su Pioli, perché ho già letto messaggi tipo era tutta colpa sua, avete visto adesso è tutta un'altra cosa, adesso sembra tutta un'altra cosa, perché Fonseca è intervenuto in maniera intelligente, e io questo lo immaginavo perché ve l'ho detto 2 mesi fa, o 1 mese e mezzo fa, adesso non so, quando è stato annunciato Fonseca, la prima cosa che farà sarà mettere a posto la fase difensiva, perché sapeva benissimo che il problema del Milan era quello. Ma se dovesse succedere qualcosa che, ripeto, malauguratamente dovesse, ve lo dico da vicino, se dovesse accadere qualcosa che malauguratamente portasse Fonseca ad avere qualche difficoltà, e può accadere, perché, ripeto, è il nuovo allenatore in un nuovo ambiente, con nuovi per lui giocatori, e qua rischiamo veramente di disintegrare completamente qualsiasi forma di obiettività e di equilibrio rispetto alla valutazione del lavoro di un allenatore. Quindi facciamo attenzione.
con questa, con questa tempesta nei confronti di Pioli, e facciamo altrettanta attenzione adesso a glorificare un allenatore che ha tutta la nostra stima, tutto il nostro supporto, ma che merita anche di avere il tempo a disposizione per applicare le sue idee e di fare il suo lavoro. Poi valuteremo, ma valuteremo in un secondo momento. Qui sì, bisogna rimandare al aspettiamo un attimo, perché non possiamo giudicare Fonseca sulla base di 3 o 4 amichevoli. Aspettiamo di vedere qualche partita ufficiale, aspettiamo di capire qual è a fondo, quale sia la sua idea, e dopodiché valuteremo, cercando come sempre di essere obiettivi e mai critici a prescindere, a priori, o come preferite dire, perché non è questa sicuramente la linea mia, non è questa la linea del canale. Si cerca di valutare, con tutti i limiti dettati dall'essere umano, le situazioni, le persone e tutto quello che riguarda il nostro amatissimo, amatissimo Milan.